Al filmato che, come vi ho detto, è l'intervista a Londra, hanno passato una giornata con Paul McCartney. Paul McCartney, uno dei quattro dei Beatles, autore di bellissime canzoni che noi e quelli ancora più giovani. Nel 1970 i Beatles si sciolgono. È la fine del mito di un'epoca. Dove sono oggi? Lennon è stato ammazzato. Harrison fa musica e coltiva fiori. Ringo Starr fa musica e gira il mondo. Paul ha fatto in 12 anni 12 LP. Tug of War, che sentite in anteprima, apre il suo ultimo album. Expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. Three, take one. Sono più di 20 anni che lei scrive canzoni. Si sente ancora ispirato come le prime volte? Quando faccio musica è sempre la stessa cosa. Certo, dopo 20 anni non si provano le stesse emozioni. Voglio dire, a 40 anni non si possono provare le emozioni dei 20. Mi vengono in mente i miei figli quando vedono certe cose per la prima volta, ad esempio nei grandi magazzini. Sono pieni di stupore. Allora mi ricordo di quando quelle emozioni le provavo io. Ora è diverso. Mi piace, sì, ma non posso provare le stesse sensazioni di allora. Scrivere musica però è un'altra cosa. Fare un buon pezzo è sempre una bella emozione. Ha parlato dei suoi bambini. E di sé bambino, che cosa ricorda? Ho solo frammenti di memoria. Non so, Davy Crockett, giocare su un tappeto volante, navigare il Nilo in una tazza di porcellana. Tutti quei giochi un po' folli, quei sogni da bambini. Poi sono venute le sale da ballo dove si andava ogni sera e tutto filava proprio liscio. Tug of War, tiro alla fune. È solo il titolo di una canzone o anche il tema di tutto il suo nuovo LP? Fin dal primo momento ho pensato che si dovesse lavorare attorno a un tema stabilito, anche per non smarrirsi. Tug of War è la prima canzone, ma è anche il filo conduttore in senso molto ampio. È un'idea che mi piace molto, è il tema degli opposti. Ebano e avorio, l'uomo e la donna, sì e no, tutti gli opposti a cui ci si trova di fronte nella vita. Man, woman. Yes, no, all these opposites that are in life all the time. Yeah, you know, the black notes and the white notes.
i tasti neri e i tasti bianchi, gli opposti che si fondono per creare armonia. Prima di Tiro alla fune aveva fatto un disco tutto da solo e in casa, l'ha proprio registrato in casa. Per quest'ultimo invece ha voluto accanto a sé il massimo del professionismo, da George Martin, il grande produttore dei Beatles, a Stevie Wonder. Fare un LP in casa in maniera un po' primitiva, velocemente, è senz'altro un'esperienza. Una volta conclusa però non intendevo ripeterla. Voglio fare sempre qualcosa di diverso. Volevo con me Stevie Wonder per una canzone, sono diventate due, perché Stevie è imprevedibile. Volevo anche Steve Gadd alla batteria e Stanley Clarke al basso, semplicemente perché sono i migliori e io volevo il meglio. Perché no? E ha voluto anche Carl Perkins, che è stato un idolo dei suoi 16 anni. Sì, con alcuni volevo fare delle canzoni particolari. Con Stevie, ad esempio, quella che si chiama Ebano e Avorio, che parla della pelle, bianca e nera. Volevo inciderla con un musicista di colore, e perciò ho voluto Stevie. Con Carl Perkins, invece, sapevo di voler lavorare con lui e basta. Lo amo da quando ero ragazzo. I primi brani di blues li ho ascoltati da lui. Per esempio, Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get rid of now. Go, cat, go, but don't. Nell'Inghilterra degli ultimi anni 50, una canzone per un paio di scarpe di pelle blu poteva piacere solo a pochi giovani irriverenti. Well, you can knock me down, step in the face, slam to my name on. La cultura, la protesta, i consumi dei giovani non erano ancora fenomeni di massa. I Beatles nascono dall'anticonformismo del primo rock, ma nella loro musica mettono anche il blues e la ballata popolare. Le chitarre amplificate convivono con la melodia e così conquistano più di una generazione. Conoscono la rabbia, ma il gioco e l'ironia. Parlano della vita com'è e come potrebbe essere. Di pace, amore, fratellanza. Paul continua a parlarne negli anni Ottanta, con una delle sue ultime canzoni, Ebano e Avorio. What we need to survive together. Quando scrivevo la canzone un anno e mezzo fa avevo qualche dubbio. Pensavo che forse non si dovesse più parlare di bianchi e neri, che il problema fosse risolto. Ho avuto il dubbio di essere fuori tempo. Mi sono detto, forse questa è una canzone da anni 60. Dopo averla incisa ci siamo resi conto che il problema è tuttora vivo. Ci sono ancora tensioni, ci sono tumulti, scontri tra la polizia e i ragazzi negri. Sì, questa canzone è ancora necessaria, è attuale. Adesso vuol fare canzoni piene di significati? Intende dire in quest'ultimo LP? Sì, credo ci siano dei messaggi. Ma non aveva sempre detto di non voler lanciare messaggi con le canzoni? Non prenda sul serio tutto quello che dico. Non mi fossilizzo su quello che affermo. Io mi evolvo. What I was talking about there was political songs.
Comunque prima mi riferivo alle canzoni di contenuto politico diretto. L'unica canzone politica che abbia scritto è quella che si intitola Restituite l'Irlanda agli irlandesi. That was my most political song, was Give Ireland Back to the Irish. Il disco esce nel 72, a soli 20 giorni dalla Domenica di Sangue dell'Ulster, 13 civili uccisi dalle truppe britanniche. È un vero intervento politico. La canzone non passerà mai alla BBC. Più del tempismo sorprende che Paul, il dolce e il divertente Paul, prenda posizioni in termini così netti. Non avrei mai voluto scrivere una canzone del genere, ma è stata la situazione a impormela. Non avrei mai pensato che ci saremmo trovati a combattere in Irlanda, eppure è successo. Oggi non posso affermare categoricamente che non scriverò mai più canzoni di contenuto politico. In questo mio nuovo album c'è solo un messaggio di vita. It's a tug of war, it's up, it's down, it's on, so why don't we try and get with it? C'è un tira e molla, una serie di alti e bassi, un brano è serio, l'altro non lo è. E questo fa parte dei contrasti che volevamo creare. In fondo abbiamo registrato delle canzoni. È la solita vecchia storia. Abbiamo semplicemente fatto un LP. A parte la musica, quali sono i suoi maggiori interessi? I miei interessi principali? La famiglia, per primo. Mi piace disegnare, dipingere. I take movies. 16 mil. Giro dei filmini 16 mm. Non sono veri e propri film, filmini familiari. Mi piace fotografare l'acqua. Non mi chieda perché, non lo so, mi piace. Ho una macchina con la quale posso fare doppie esposizioni e altri effetti. Mi piace nuotare, andare a cavallo. Mi piace fare lo sci d'acqua durante le vacanze. E ho appena imparato a usare il monosci. E di quello che accade ogni giorno attorno a lei, fuori dalle sue mura, si interessa? Legge i giornali? Sì, come chiunque altro. Guardo i notiziari alla TV, leggo i giornali. A parte le Falkland, quali notizie l'hanno più colpita di recente? In Inghilterra il grosso problema è il bilancio. Altre notizie importanti sono quelle da Salvador, per esempio. Torniamo alla musica. A proposito di quel suo sogno di fare un disco così perfetto da obbligare l'ascoltatore a sentirlo di continuo, pensa di averlo realizzato? Continuo ad affannarmi nella ricerca del disco perfetto. Ma in un certo senso non voglio arrivarci, perché a quel punto non avrei altro da fare. Continuo la scalata per riuscire a lanciare un gran disco nel cielo. Delle tante canzoni che ha scritto, quale si avvicina di più al suo ideale di perfezione? Dipende dal tipo di perfezione che si cerca. Credo che forse la canzone migliore che ho scritto, forse è Yesterday. Just because.
Veramente comincio adesso a sentirne nostalgia. Mi sembrano appena finiti, invece sono passati 20 anni. Ripensando alle luci psichedeliche, alle pettinature di allora, mi rendo conto di quanto tempo sia passato. Però sono cose che ricordo con molto piacere. Che differenza c'è tra la Londra di oggi e quella degli anni 60? Adesso è molto più seria, tutti sono molto più seri, portano i capelli più corti, ma questa è la moda. Gli anni 60 saranno presto di nuovo in voga, con gli abiti a fiori, fiori ovunque. Forse negli anni 90 ci sarà questo revival. Ora sembra ci sia solo più grigiore. Perché? Perché? Forse perché molti hanno ritenuto che la filosofia di All You Need Is Love, hai solo bisogno d'amore, non funzionasse. E io non sono d'accordo, secondo me funziona. Però non si può pretendere di cambiare tutto da un giorno all'altro e tramutare di nuovo tutti in fili dei fiori, risolvendo così ogni problema. Gli americani sono diventati più seri, forse a causa di fatti come quello dell'Iran. Si seccano molto adesso se qualcuno fa il cattivo. A me piacerebbe che la gente considerasse il nostro un pianeta e non un insieme di paesi, ciascuno dei quali è pronto ad annientare l'altro. Sarebbe una buona idea se cominciassimo a pensarci noi prima che l'America e la Russia decidano di misurarsi tra loro. Perché il problema è che lo farebbero qui, nella nostra vecchia Europa, come teatro delle loro azioni, e non nella loro terra. Prima che succeda, sarebbe bene ci convincessimo che siamo una piccola palla in balia dell'atmosfera, tanto più che è l'unica che abbiamo, il resto non è che polvere. Sulla Luna non c'è vita. Su Giove neanche, neppure su Venere. Ovunque siamo andati non c'è traccia di vita, anche se gli scienziati continuano a cercare nella convinzione che debba esistere una forma di vita simile alla nostra. Forse c'è, ma io non ci credo. Secondo me è l'unica esistente e sarebbe bene che ce la tenessimo molto cara o perlomeno che prendessimo in considerazione la possibilità di farlo. It's a tug of war, though I know I mustn't crumble. It's a tug of war, but I can't let go. And the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. Push it, push it, pull it. Era il servizio di Nino.